Care amiche e cari amici, benvenuti alla presentazione digitale della 67esima edizione di Biennale Musica 2023, che quest'anno è dedicata al suono digitale e ai suoi orizzonti compositivi e porta il titolo Micro Music. Un artista tedesco che si occupò anche di musica, ma era pittore, come Paul Klee, affermava 100 anni fa: l'arte non riproduce il visibile, ma rende visibile. Potremmo riformulare questa frase per Biennale Musica 2023 e suggerire che la Digital Sound Art, la Micro Music, non riproduce l'udibile, ma lo rende udibile. Biennale Musica, rassegna internazionale di musica contemporanea, si svolgerà quest'anno dal 16 al 29 ottobre in luoghi e spazi acustici ed architettonici assai diversi della città di Venezia. Quest'anno il festival intende evocare la musica generata attraverso ricezioni musicalmente accurate, captazioni microfoniche, nonché indagare la natura microscopica del suono. Un festival che mira in primo luogo a reinterpretare ed esaltare la ricchezza, il fascino e la complessità del suono digitale e delle nuove forme compositive ed espressive. Gli artisti, compositori, performer, programmatori, tutti questi invitati cercheranno, ritroveranno o ricreeranno l'impronta, la traccia acustica particolare e specifica di ogni paesaggio ed ambiente esplorato. Nelle loro performance, l'atto dell'ascolto diverrà anche lettura dello spazio circostante, creazione di una magia sonora che ci guiderà in un viaggio ideale del suono all'interno dei contesti dei quanto mai scenografici ambienti e spazi dell'architettura veneziana. Gli artisti invitati, provenienti da tutto il mondo, sono infatti dei veri e propri compositori di mosaici e di forme sonore, creatori di incantesimi acustici, archeologi di suoni comparsi e ricercatori dell'ineffabile, transitoria e incantevole natura del suono. Le loro creazioni sorprenderanno e coinvolgeranno il pubblico in ampie ed inedite tessiture sonore, concerti d'organo sperimentali, esperienze o performance musicali, installative e multimediali che legano musica e tecnologia. Il festival si compone di 6 diverse sezioni: sound microscopies, sound installations, sound exhibitions, stylus fantasticus, the sound diffused by Venetian organs, club micro music, sound studies, digital sound horizons. Quindi anche l'edizione 2023 di Biennale Musica offrirà al pubblico un vasto panorama della ricerca compositiva. Proporrà nuove produzioni e prime assolute, connotate da un legame intenso e originale tra i luoghi prescelti della città lagunare e la creatività degli artisti e compositori contemporanei. Oggi, in questa intervista presentazione, insieme a me ci sono la collega Maria Cristina Belloni, lettrice alla Università Johann Wolfgang Goethe di Francoforte, e la presidente della Deutsche Italienische Vereinigung di Francoforte, nonché caporedattrice della rivista Italienisch, dove nell'ultimo numero è apparsa una bellissima intervista a Lucia Ronchetti, Caroline Lüdersen, le quali, insieme a me, durante tutta questa prima presentazione assoluta in Germania dell'ampio programma di Biennale Musica 2023, porranno delle, immagino e spero, interessanti domande a Lucia Ronchetti, che saluto e ringrazio per essere qui con noi. Benvenuta, Lucia Ronchetti. Grazie a voi per questa presentazione. Lucia Ronchetti è direttrice artistica al suo terzo anno di direzione di questo festival internazionale dedicato alla musica contemporanea, e in questa chiacchierata ci aiuterà a comprendere meglio
e soprattutto ci svelerà i motivi e gli elementi che connotano la bellezza, le novità, ma anche le complessità del suono digitale. Cedo ora la parola alla collega Maria Cristina Belloni, che presenterà brevemente l'ospite e le porrà alcune domande. O la prima domanda. Buongiorno a tutti anche da parte mia. Presentare brevemente Lucia Ronchetti è un bel problema, perché di cose da dire ce ne sarebbero tantissime. Comunque cerchiamo di sintetizzare. Oltre ad essere direttrice artistica di Biennale Musica appunto dal 2021, Lucia Ronchetti è una delle più apprezzate compositrici contemporanee. Nata a Roma, nel 1987 si è diplomata in composizione di musica elettronica presso il Conservatorio di Santa Cecilia e si è laureata in lettere e filosofia presso l'Università La Sapienza. Nel 1996-97 ha seguito il corso dell'IRCAM in musica elettronica e ottenuto la residenza alla Cité Internationale des Arts a Parigi, dove ha anche conseguito il dottorato in musicologia presso l'École pratique des hautes études de la Sorbonne, sotto la direzione di François Lesure. Lucia Ronchetti è stata compositrice in residenza, tra l'altro, all'Académie Schloss Solitude di Stoccarda, alla Staatsoper di Stoccarda, allo Schloss Werdenberg in Svizzera, alla McTowell Colony Petersburg negli Stati Uniti, al Berliner Künstlerprogramm del DAAD, al Teatro Musicale Sperimentale del Nord della Nuova Spagna e presso la Fondazione Nadia Boulanger a Parigi. È stata inoltre nel 2004-2005 Fulbright Fellow presso la Columbia University di New York. Importanti per la sua formazione compositiva sono stati gli studi con Salvatore Sciarrino, Gérard Griset e Tristan Murail. Ha ricevuto numerosi premi, noi citiamo soltanto due legati alla Germania e uno particolarmente recente, il Heidelberger Künstlerinnenpreis e nel 2022 e il Louis Spohr Prize della città di Braunschweig. Tra le sue numerosissime composizioni musicali segnaliamo quelle degli ultimi anni: Rosso Pompeiano, Requiem, Lascia che io pianga, Pinocchio Sabantoyer, Inferno, con libretto tratto dalla commedia di Dante, che è stato presentato tra l'altro qui a Francoforte, ha avuto la sua prima rappresentazione in forma di concerto nel 2021, e Le parole gelée, la cui prima assoluta è andata in scena nel marzo 2022 alla Filarmonia di Parigi. E Lucia Ronchetti ci ha appena informato che un suo nuovo pezzo debutterà a Francoforte nel mese di settembre del 2023 e noi non vediamo naturalmente l'ora di ascoltarla. Dopo questa presentazione, che ha cercato di essere breve, ma appunto breve non è stata, io ne sono consapevole, poniamo la prima domanda. La prima domanda riguarda appunto il programma di Biennale Musica. Nel programma di Biennale Musica 2023, il presente e il futuro della produzione musicale si incontrano con la storia e la tradizione. Gli aspetti più innovativi della composizione e produzione musicale contemporanea si affiancano e reinterpretano elementi della tradizione, come avviene ad esempio in Glockenburg Vier di Markus Mikler con le campane di Santa Maria dei Carmini. Mentre una sezione, Stilus Fantasticus o Stylus Fantasticus, è dedicata agli organi e all'arte organistica veneziana. Quali sono gli aspetti più interessanti di questo accostamento e di queste contaminazioni? Per me è sempre molto importante collegare la città di Venezia, gli spazi veneziani e anche la storia della musica veneziana al presente della musica che la Biennale Musica commissiona per Venezia, anche e soprattutto nel caso di questo festival, sono tutte commissioni site specific per alcuni luoghi veneziani. E nell'ambito del collegamento tra il suono amplificato e diffuso dell'era attuale che stiamo studiando, che sta evolvendo attraverso vari sistemi tecnologici, e il passato veneziano, due elementi risultano importantissimi: gli organi visti come i primi meccanismi, le prime
macchine ad aria che erano concepite, costruite per luoghi specifici realizzati dagli architetti veneziani, che erano grandissimi architetti, per diffondere e amplificare il suono in quello spazio specifico. All'inizio del 1700 Venezia era famosa per essere la città degli organi, perché in quegli spazi architettonici dove avevano lavorato i più grandi architetti del periodo, grandissimi costruttori di organo, che sono passati alla storia come Gaetano Callido e Pietro Nacchini, hanno costruito degli strumenti che sono degli strumenti unici. E sono collegati proprio all'idea del festival, che è basato sulla diffusione del suono, la diffusione del suono attraverso il microfono, ma prima del microfono naturalmente attraverso gli organi. Un'altra fonte di diffusione del suono nello spazio acustico sono le campane, e Venezia è anche una città dove ogni campana è diventata in qualche modo famosa, ne cito solo una, la Marangona, per la sua storia, per la sua fusione, per la sua funzione che era religiosa e civile, per il suo suono particolare. E quindi era molto importante in questo festival cercare le persone giuste da coinvolgere per creare questa connessione tra passato e presente veneziano, anche pensando che il suono delle campane, che continuano a risuonare secondo la tradizione veneziana ogni giorno con delle scansioni che rispecchiano le scansioni storiche, in qualche modo ci collegano al passato veneziano, a quello che per esempio Baldi viveva passeggiando per la città, perché sono comunque quei suoni. E ho individuato in questo straordinario e raffinatissimo compositore e performer, Markus Schmickler, che è un compositore di musica elettronica, ma anche uno straordinario performer che sta normalmente al mixer e cura la diffusione della sua musica, e con 1000 persone intorno a lui che lo ascoltano in religioso silenzio. Questo compositore ha già lavorato, essendo di Colonia, su molti suoni di molte campane di Colonia. Questo Glockenbuch Fear è il seguito di uno studio sulle campane che lui chiama il libro delle campane, perché si origina proprio da una bellissima pubblicazione del 1500 a Colonia, dove erano repertorizzate, archiviate tutte le differenti campane. E questo nuovo contatto con la città di Venezia e con le campane è tra il compositore e il plenum delle campane di Santa Maria dei Carmini, che è un plenum molto ricco, molto particolare. Il compositore registra, riprende dei suoni e la funzione che hanno questi suoni nello spazio, e crea un concerto di musica elettronica, però è un'elettronica fortemente basata sulla complessità del suono delle campane, riproducendo, diciamo, virtualmente una sorta di polifonia contrappuntistica complessa e il suono ideale di questa diffusione di tante campane che suonano insieme, un gioco di campane che suona insieme nello spazio. E quindi per il pubblico della Biennale Musica, per il pubblico veneziano, si assiste a una performance dove si è invasi da questi suoni, perché il suono dell'organo e il suono delle campane sono due suoni che non ascoltiamo solamente con i nostri organi uditivi, ma è tutto il corpo che viene messo in vibrazione e in empatia, perché l'organo aveva proprio la funzione di coinvolgere emotivamente e fisicamente il gruppo di ascoltatori, che poi erano i fedeli, e farli entrare nella mistica della comunicazione che si svolgeva nella chiesa. E questo è molto importante anche per i 5 organisti che abbiamo invitato, che si esibiranno in organi straordinari, in posti diversi. Penso per la prima volta nella Biennale Musica ci sarà un concerto a San Pietro di Castello, che era l'ex Basilica Veneziana, quindi un luogo mitico, magico, pieno di storia. L'organo è straordinario, questo organo per esempio lo suonerà Cali Malone, una straordinaria compositrice e organista svedese americana, e lei fa un tipo di musica post minimalista molto delicato, molto raffinato, una drone music, con accordi che sono fermi nel tempo e nello spazio e che si trasformano lentissimamente. Quindi è una musica comunque mistica, comunque una musica che
induce alla meditazione. Altri due concerti sono concerti dedicati alla scuola di San Marco, cioè quindi alla produzione meravigliosa del 1500-1600 veneziano. Un concerto si svolgerà a San Salvador, dove l'organo mesotonico è stato recentemente restaurato, e lì potremmo ascoltare le musiche di Claudio Merulo, che era un grandissimo allievo di Adriana Villert, quindi terza generazione fiamminga, e le sue musiche sono così complesse, così contrappuntistiche, che attraverso questa scrittura noi veramente capiamo che l'organo può proiettare suoni nello spazio con una complessità che poi è stata ripresa nel Novecento soltanto da Ligeti. Ci sarà anche un concerto di Andrea Marcon, che è un grandissimo direttore d'orchestra e, diciamo, editore di musica veneziana del 1500, uno specialista ma anche un grandissimo organista, che farà un concerto a San Trovaso con il meraviglioso repertorio di Frescobaldi, perché anche Frescobaldi è un compositore speculativo che ha utilizzato l'organo per andare nelle profondità di questo suono. E due altri compositori performer del nostro presente, uno è John Zorn, che è internazionalmente noto per essere un polistrumentista, un compositore di rotture, di protesta. La sua visione dell'organo è quella di un dettato intimo e meditativo, e il suo progetto, che sarà realizzato nell'organo Zanin del Conservatorio di Musica Benedetto Marcello di Venezia, che ha una sala di concerti molto bella, naturalmente antica, che faceva parte di Palazzo Pisani, era la sala delle feste di Palazzo Pisani, e adesso possiede due organi. E John Zorn chiuderà il festival con questo suo progetto, che è veramente molto potente, dove esplora gli estremi di queste sonorità che l'organo. L'organo è una macchina mostruosa che può essere angelica e può essere dirompente, distruttiva. E un altro organista compositore, Wolfgang Mitterer, un compositore austriaco, farà anche un progetto per commissionato dalla Biennale Musica per organo elettronica. Quindi, diciamo, il progetto che voi avete citato di Markus Schmidtler, che fa parte, diciamo, di una sezione del festival che si occupa della complessità del suono, è comunque giustamente messo in relazione con questa sezione. Stilus Fantasticus è stata la denominazione che Johann Mattsson, che era un musicologo del 1600, ha attribuito alle musiche di Claudio Merulo, perché era veramente incredibile che quella complessità fosse eseguibile. Quindi ho voluto riportare questo titolo. Benissimo, grazie mille. E naturalmente ci è venuta una gran voglia di venire a Venezia. Sì. Ma cedo la parola a Carolina Lüdersen per la prossima domanda. Sì, con la mia domanda rimaniamo nel contesto degli spazi veneziani di cui ha parlato finora, in un certo senso, ma è di più forse una domanda sul contesto musica e impegno. Perché, in programma per Biennale Musica c'è anche una serie di spettacoli sul tema del rapporto della musica con la crisi ambientale. E quindi come possiamo immaginare la sonificazione dei processi di fermentazione e decomposizione delle alghe della Laguna di Venezia nel progetto Colonization Sea Invasion di Alberto Anhaus, oppure un intreccio di forma e suono in Weather Gardens, un titolo bellissimo, fra l'altro, di Lewis Braddock Clark. Sì, sono due giovani artisti, compositori, musicisti che lavorano nell'ambito delle installazioni sonore, naturalmente installazioni sonore con degli aspetti visivi, perché l'installazione sonora è comunque in qualche modo, come tu hai detto giustamente, è uno spettacolo, cioè il suono è esibito, il suono è
presentato a uno spettatore che non deve stare seduto in un certo lasso di tempo, ma può entrare in questo ambito, in questo ambiente sonoro, visitarlo con la massima libertà, entrarne e uscirne. Questo è molto interessante per molti compositori della nuova generazione, è l'unica forma possibile per far vivere, diciamo, la loro esperienza compositiva a un pubblico molto vario. Alberto Anaossa è un giovane veneto e lui ha vissuto nella sua brevissima vita, perché è veramente giovanissimo, questa situazione dell'invasione delle alghe che, se ho capito bene, vengono dal Giappone, che hanno negli ultimi 20 anni invaso la laguna e hanno creato un loro nuovo habitat. E queste alghe, diciamo, hanno contribuito a creare una nuova situazione ambientale veneziana anche a causa del particolare odore che, diciamo, può variare da profumo a veramente un odore difficile da sopportare a seconda di tante cose. È un nuovo microcosmo, macrocosmo, che lui ha vissuto proprio durante la sua adolescenza, durante i suoi, diciamo, soggiorni a Venezia, e vuole creare un habitat dove tutti i visitatori possano rivivere in qualche modo la sua esperienza, che sarà all'interno dell'arsenale, dove si passeggia in una serie di vasche. In queste vasche ci sono delle alghe che si stanno decomponendo, quindi, e ci sono anche delle alghe vive. Queste alghe, e attraverso dei sensori, perché, diciamo, il titolo del festival Micro Music è anche significativo del fatto che, come il microfono funziona per noi come un microscopio, attraverso il microfono o microfoni particolari, sensori particolari, noi, come voi giustamente dicevate, rendiamo udibile quello che non conosciamo. Non conosciamo molti suoni del nostro corpo, delle nostre reti neuronali, perché il nostro corpo ci protegge da questi suoni, ma anche non conosciamo molti suoni che fanno parte dell'habitat biologico in cui viviamo. E per questa generazione così sensibile a questo tema, è anche importante capire meglio, ascoltare meglio e vedere meglio qual è il mondo che ci circonda. E quindi con una serie di trattamenti informatici molto particolari legati a questi microfoni, il rumore di questa decomposizione viene amplificato e poi viene trattato. Ci sono dei rilevamenti di dati scientifici che vengono sonificati, nel senso che con molte tecniche analitiche per analizzare, diciamo, degli aspetti biologici del mondo vivente, abbiamo una serie di dati, e questi dati sono spesso sonificati dai compositori e dagli artisti sonori, perché rappresentano comunque un andamento formale che è molto legato alla realtà organica, ma che è anche molto legato a delle forme generali che sembrano universali nel nostro mondo. Quindi è un modo per indagare un mondo esterno che però genera da solo dei suoni che noi non abbiamo mai ascoltato, non abbiamo mai voluto ascoltare, e che adesso non solo diventano ascoltabili in un vissuto visivo e olfattivo, perché appunto è un'esperienza multisensoriale che non so quanto sarà piacevole, comunque è un'esperienza importante, ma poi il compositore lavora su questo stimolo, diciamo, sonoro, che va a cercare nel silenzio della microbiologia. E l'altro compositore, Clark, è uno straordinario giovane artista inglese, anche lui musicista, sound artist e compositore, e lui è molto affascinato invece da tutto il suono del vento, e anche dalla situazione particolare del movimento del vento a Venezia, che è relativo anche all'immaginario del suono di questo vento e all'immaginario del suono del movimento delle acque relative a questo vento. E lui vuole creare è una sorta di giardini pensili sonori, perché vuole ideare una specie di recinto irreale, impossibile,
sospeso in aria, in cui attraverso il, diciamo, anche l'uomo genera dei suoni e modifica il vento, anche un aereo che passa modifica il suono del vento, che serve anche tutti gli impianti eolici che noi, che lui mi ha fatto vedere delle foto bellissime di distese di impianti eolici nell'oceano. E lui è affascinatissimo da queste nuove situazioni di movimento dell'aria che l'uomo ha realizzato per altri motivi, ma che generano una nuova sonorità aerea. E quindi è anche molto poetico, molto poetica la sua ricerca, e anche fondante, perché effettivamente è una nuova tavolozza sonora di cui, diciamo, non conoscevamo molto, perché spesso il suono, i suoni dell'aria che si muove, del vento, delle tempeste, delle piogge, sono diventati suoni di musica concreta per tanti lavori, diciamo, già a partire dagli anni 50, ma nessuno aveva pensato a questi suoni con un impegno compositivo così wagneriano, se si può dire, come sta facendo adesso Clark. E siamo molto curiosi di vedere appunto il risultato di questi due progetti, che saranno visitabili in forma di installazione sonora. Bene, adesso passiamo ai premi che ogni anno Biennale Musica assegna a grandi personalità della musica internazionale, e iniziamo a porre il focus sul Leone d'Oro, che quest'anno verrà assegnato a Brian Eno, una personalità artisticamente plurale, fortemente sperimentale, anticipatore di tendenze attuali della musica legate al suono digitale. Un compositore, artista, visivo, produttore ormai sulla scena musicale mondiale dagli inizi degli anni 70, con gruppi che hanno fatto e fanno la storia della musica contemporanea, dai Roxy Music ai Talking Heads, agli U2, ai Coldplay, per non dire delle collaborazioni, queste sono veramente tantissime, con artisti, e noi ne abbiamo veramente estratta una, quella con David Bowie. Ma cosa regalerà a Biennale Musica 2023 questo innovatore, infaticabile sperimentatore quale è Brian Eno? Allora, Brian Eno riceve il Leone d'Oro per tanti motivi diversi, però voglio premettere che durante la mia direzione artistica io ho preso la decisione a monte di legare sempre il Leone d'Oro e il Leone d'Argento al tema del festival. Quindi ogni anno c'è un festival con un tema molto chiaro, molto forte, sempre molto difficile da realizzare, e il Leone d'Oro è sempre un artista che si è distinto nell'ambito di questa idea tematica, dato che quest'anno il vero soggetto del festival è il suono digitale, cioè il suono non strumentale, il suono riprodotto e la bellezza, l'auraticità di questo suono, il trattamento compositivo che si può fare con un suono digitale per raggiungere delle tavolozze sonore, degli affreschi sonori di immensa bellezza, come è stato nell'Ottocento, diciamo attraverso l'orchestra, attraverso la sovrapposizione di diversi strumenti. E Brian Eno è sicuramente un compositore che dall'inizio, dagli esordi, in tempi in cui nessuno andava in questa direzione, ha subito pensato alla bellezza, alla cura, all'attenzione di ogni suono artificiale. Erano suoni elettronici, erano suoni riprodotti con tecniche veramente pionieristiche di registrazione, ma il suo lavoro in studio è sempre stato volto a rendere quei suoni qualcosa che potevano farli diventare un ascolto complesso perché bello. E Brian Eno ha lavorato tanto non solo come producer di se stesso, ma anche come produttore, e come dicevi te, tantissimi artisti hanno voluto lui come produttore appunto per questa sua capacità di ascolto, capacità di ascoltare dal di fuori un suono che sembrava apparentemente molto povero e lavorare nello studio di registrazione per creare un'interna bellezza di questo suono. Quindi questo è stato molto importante anche perché è
in qualche modo collegato alla sua visione concettuale dello studio di registrazione. Lo studio di registrazione era da subito per Braglianino uno strumento compositivo, quello che poi adesso è diventato per tutti noi il nostro Macintosh con i programmi adeguati, è il nostro strumento, è il nostro studio di registrazione. E ad anche capito quanto era importante il fatto che eravamo davanti a tutta la storia della musica, a tutti i generi musicali, a tutta la produzione in tutto il mondo, quindi world music e musica popolare, attraverso la possibilità di archiviare le registrazioni, e ha subito pensato a questo immenso archivio di registrazioni che adesso sappiamo è utilizzato da Spotify in modo per pensare che effettivamente è una nuova dimensione compositiva a cui tutti possono accedere, quindi estremamente democratica, estremamente libertaria. Ogni compositore, ogni artista sonoro di tutto il mondo può accedere a tutto e trasformarlo in qualcosa che è completamente diverso, originale, quello che fanno i DJ, che inizialmente erano visti come intrattenitori, e invece il festival anche mette in evidenza il fatto che esiste una cultura, una era DJ, che vuol dire frammentazione, un viscolo sonoro che viene da registrazioni precedenti di qualunque natura, di qualunque tendenza stilistica, per un mosaico ricostruito con tasselli storici che genera novità estetiche. E a Venezia Braglianino sarà presente al Teatro La Fenice, che diciamo è la nostra, come dire, basilica per tutte le assegnazioni dei Leoni d'Oro, e con una collaborazione molto importante con un'orchestra molto speciale che suona la musica è tutta memorizzata, suonano in piedi, è la Baltic Sea Philharmonic Orchestra, diretta da Christian Jarvi, e presenterà un progetto che si intitola Shapes, che è una trasformazione per orchestra amplificata di alcune musiche preesistenti, alcune musiche nuove, sulle quali Braglianino stesso interviene come vocalist insieme a un gruppo storico di collaboratori. È come se le persone che hanno creato la storia di Braglianino, la storia della musica di Braglianino insieme a Braglianino, sia dal punto di vista compositivo che di programmazione che di riflessione, sono tutti insieme come interpreti insieme a lui sul palco per celebrare in qualche modo quello che è accaduto per loro in modo del tutto spontaneo, ma a questo punto poi diventa qualcosa che può essere consacrato come un avvenimento storico. Quindi abbiamo l'attore Peter Serafinovic, quindi ci sarà anche un testo autoreferenziale, una specie di metatesto, e poi un collaboratore storico, il chitarrista Leo Abrams, e il programmatore che insieme a Braglianino ha fatto, diciamo, nascere la musica generativa, l'idea di una musica in cui il compositore dà delle indicazioni iniziali e poi la macchina, e se non la macchina, quando ha iniziato Braglianino, che era il calcolatore, adesso l'intelligenza artificiale, sviluppa questa idea musicale. E sto parlando di Peter Chilvers. Quindi sarà un evento molto molto emozionante, perché collega una nuova realtà compositiva ha una sorta di remake, una sorta di storia di quello che è successo a questo grande artista, che è anche un attivista, una persona impegnata, che ha sempre saputo prendere le giuste distanze e rispetto nei riguardi di tante diverse storie della musica. Dall'inizio non ha mai pensato che esistesse soltanto una storia della musica, e in questo senso è molto attuale, in questo senso in qualche modo ha anticipato la nostra visione. Benissimo, ci colleghiamo direttamente appunto a questo discorso con la nostra prossima domanda. L'utilizzo di software e tecnologie, la composizione algoritmica, la musica generativa e live coding, le installazioni che traducono movimenti o voci in musica,
pensiamo anche alle alghe in decomposizione di cui abbiamo parlato in precedenza, rendono l'ambiente e lo spettatore coautori delle opere, aprendo nuovi orizzonti, nuovi spazi alla creatività, ma forse anche nuovi dilemmi. Qual è il ruolo del compositore in questo tipo di composizione? Sono opere individuali o sono opere collettive? E Biennale Musica 2023 affronterà anche questi temi nella sezione Sound Studies? Sì, assolutamente. Il ruolo del compositore non è esplicito nel programma del festival, però effettivamente è uno dei temi fondamentali, perché nel festival sono presenti sound designer, DJs, compositori di musica scritta, improvvisatori, performer, artisti sonori che vengono piuttosto dal mondo dell'arte contemporanea e poi lavorano sul suono, quindi è molto interessante, molto variegato questo panorama. Sono tutte persone che tutte insieme si interessano ai nuovi orizzonti tecnologici della possibilità di produrre suono. In alcuni casi creano delle sperimentazioni, creano delle idee che forse soltanto nel futuro diventeranno strumenti compositivi. In altri casi sono già compositori maturi, capaci di usare gli strumenti con i quali sperimentano per realizzare dei lavori che sono lavori della nuova generazione, comunque sono nuove idee per essere compositori e per tramandare il proprio lavoro. Quindi abbiamo pensato di organizzare un laboratorio continuo che si svolgerà tutti i giorni alle 11 e quasi tutti gli eventi si svolgeranno nella biblioteca ASAC, cioè dell'Archivio Storico delle Arti Contemporanee della Biennale ai Giardini, perché è un luogo molto bello, è una biblioteca bellissima, naturalmente sta proprio nel fulcro generatore della Biennale e raccoglie alcuni materiali di archivio, ma anche una bellissima sala dove si svolgono spesso degli eventi. E alcuni protagonisti del festival saranno presenti con delle lecture, altri faranno, diciamo, parteciperanno a tavole rotonde con l'intervento di tantissimi esperti internazionali. In altri casi ci sarà un panel, una discussione, tante forme diverse di aggregazione e di discussione, ma sempre in forma performativa, nel senso che saranno tutte presentazioni che non annoieranno il pubblico, ma lo coinvolgeranno in qualche modo. Saranno momenti di inclusività, ma anche momenti di dibattito, che si prevede anche molto acceso. Parteciperanno sicuramente Brian Eno e Miller Packett, che sono il Leone d'Oro e il Leone d'Argento, ma anche Brigitta Muntendorf, Robert Henke, Guy Benari, Nathan Thompson, Morton Sabatnik, che è uno dei pionieri della musica elettronica americana, che compirà 90 anni quest'anno, Steve Goodman, che è uno dei più famosi DJ inglesi, e per esempio parteciperanno anche due personaggi straordinari, Nicola Becker e Robert Ike Aubrey Love, che sono due sound designer del cinema, quindi due tra i migliori specialisti di sonorizzazione all'interno di grandissime produzioni cinematografiche, che sono stati talmente bravi nel loro lavoro di creazione di suoni concreti, di suoni della nostra realtà, che adesso sono considerati dei grandissimi compositori, quindi hanno passato questa barriera. E per esempio Nicola Becker ha creato i suoni per un film in cui un percussionista importante perdeva la possibilità di ascoltare, e ha creato i suoni che questo percussionista sente nel suo cervello in assenza di possibilità di sentire effettivamente con le orecchie, e quindi è attraverso questa colonna sonora, Sound of Metals è il titolo, è diventato uno degli artisti sonori e compositori più ricercati in questo momento. Tutte queste persone si alternano in momenti diversi, giorno dopo giorno, e insieme in qualche modo creano un mosaico di riflessioni
su tutti i temi che tu giustamente hai elencato e anche appunto su questi contatti tra mondo biologico e mondo tecnologico e in che modo poi un compositore può intervenire in questa dimensione, tutte le diverse possibilità di usare la realtà aumentata, l'intelligenza artificiale per generare musica e fino a che punto quella musica è effettivamente una musica che possiamo considerare d'autore, che possiamo considerare composta. Tutto questo è una discussione, per esempio, che si svolgerà anche attraverso la presenza di persone come Gerfried Stockar, che è il direttore artistico di Ars Electronica di Linz, che è il più antico, rinomato e importante festival della tecnologia legata alle arti e legata alla musica, e anche Remco Skubiers, che è il direttore artistico del Festival CTM di Berlino, che è anche uno dei festival più antichi dedicato, diciamo, alla scena dell'elettronica, la scena non ufficiale, la scena non istituzionalizzata. Quindi i dibattiti saranno molto aperti e molto interessanti. Ci saranno anche dei grilli parlanti, come per esempio Tom Service, un famosissimo speaker della BBC Radio 3, e lui parlerà di tutti gli aspetti negativi della nuova era in cui siamo immersi, un'era di un ascolto forzato, dell'ascolto ascolto forzato del suono digitale, perché comunque dovunque entriamo noi siamo costretti ad ascoltare spesso musica di bassissima qualità e attraverso Spotify e altri sistemi siamo portati ad ascoltare poi sempre e solo certe musiche e comunque stare sempre in ascolto. Quindi lui per esempio farà una conferenza intitolata Digital Listening, dove spiegherà tutti i lati oscuri di questi meccanismi d'ascolto e perché c'è in questo momento un mondo, perché in tutto il mondo tutti sono costantemente in ascolto e cosa cambia questa nuova facoltà, nuova necessità dell'ascolto. Cosa cambia per un compositore, per qualcuno che deve lavorare per questo pubblico? Quindi è molto importante che ci siano delle riflessioni. Nessuna riflessione sarà definitiva perché è tutto un mondo in evoluzione e la Biennale Musica cerca di presentare un panorama attuale, però naturalmente il panorama è talmente complesso, è talmente vasto che non si può essere esaustivi e non si deve essere esaustivi, e tutto quello che verrà presentato sarà in forma di domanda. Benissimo, allora cediamo la parola a Carolina per la prossima domanda. Grazie, quindi il ruolo del compositore sarà discusso in tutti gli aspetti e ci saranno anche presenti dei compositori di tutti gli aspetti. Mi ha incuriosito che ci sarà un progetto sul compositore americano Julius Eastman, che è un compositore minimalista. E questo format mi ha incuriosito, il Julius Eastman Memorial Dinner, quindi può forse spiegare un po' di che cosa si tratta. E in più questo progetto ripropone le sue composizioni minimalistiche o minimaliste, e quindi la domanda mia è in che misura vengono utilizzati i nuovi programmi elettronici nella riproposta. La minimal music ormai è un momento storico della musica d'avanguardia, ma all'epoca era anche molto discusso, sì, anche molto contestato. E il secondo punto, qual è il messaggio politico forse di questo progetto? E allora, il minimalismo, come tu dici giustamente, è uno stile musicale storicizzato, riconosciuto in tutte le storie della musica e in qualche modo possiamo dire che siamo in un'epoca sicuramente post-minimalistica, anche diciamo vedendo il lavoro di molti compositori americani attivi attualmente. Alcuni dei protagonisti di questa stagione erano rimasti nell'oscurità e Julius Eastman era sparito dal contesto esecutivo e dai programmi di concerto, sia per la sua personalità, sia per la sua vita
disperata, di artista maledetto, diciamo, no? Soprattutto da se stesso. E sia perché è molto difficile riprodurre le sue partiture in un modo obiettivo, cioè era uno di quei compositori che dovevano essere presenti, che dovevano interpretare direttamente la sua musica, è morto molto presto. E lui era un compositore nero e gay e voleva a tutti i costi dichiararlo e essere riconosciuto e capire a fondo da che cosa nasceva la discriminazione violenta nei confronti di queste due categorie nel momento in cui lui era attivo da giovane compositore in America. Quindi era un compositore minimalista, si esprimeva in questa direzione stilistica, ma nello stesso tempo rispetto a tutti gli altri compositori minimalisti era quello più impegnato in, diciamo, in prima persona, perché l'impegno politico di un compositore può essere l'impegno politico, per esempio, che noi abbiamo visto in Luigi Nono, impegnarsi per un gruppo sociale a cui magari, di cui magari non si fa parte, perché comunque Nono era un raffinatissimo compositore d'avanguardia, ma si impegnava per capire le ragioni degli scioperi di una classe sottomessa, come era la classe operaia, negli anni della sua formazione, della sua attività compositiva. Julius Eastman ha lottato per la sua categoria, per le sue categorie. Cioè lui, essendo gay, essendo nero, voleva in qualche modo farsi riconoscere come artista a tutti gli effetti ed aveva tutte le ragioni del mondo, perché era un grande compositore. Quindi adesso noi possiamo valutare la sua musica e non facciamo un gesto politico rivalutando la sua musica, veramente è rivalutato e viene seguito adesso, c'è veramente una rinascita dell'interesse nei suoi confronti perché era un compositore molto importante e questo secondo me è essenziale. Jay Clayton è anche un compositore molto speciale perché è sia un compositore, uno scrittore, un poeta, un divulgatore ed è anche lui una persona di colore. E ancora oggi nell'ambito della musica contemporanea sono pochissime le persone di colore, c'è un movimento di compositori di colore della musica contemporanea scritta e non scritta che sono uniti in una sorta di protesta, una protesta diciamo molto civile, molto tranquilla, che si fa a colpi di concerto, non si fa in nessun altro modo se non proponendo e riproponendo la propria musica. Per esempio uno dei più attivi in questo senso è George Lewis, compositore rinomato, teorico, professore, forse il primo professore di composizione di colore della Columbia University. Ed è molto interessante il fatto che Jay Clayton abbia deciso di fare un omaggio a Julius Eastman, perché in qualche modo è proprio la persona che può permettersi di fare questo omaggio, perché non è un omaggio nel senso di una esecuzione filologica delle partiture di Julius Eastman, è una sua rielaborazione di queste partiture, soprattutto due pezzi, lunghi pezzi per pianoforte solo, in cui diciamo si sviluppa una sorta di drammaturgia attraverso l'elettronica, le partiture, il risultato sonoro di queste partiture viene trattato e questo trattamento diventa una sorta di ritratto musicale del personaggio Julius Eastman. Quindi è un progetto assolutamente, non è un'esecuzione né filologica né regolare ed è un progetto che può essere criticato perché il risultato è, diciamo, una mescolanza di due lavori diversi, quello del compositore che è alla base di questo progetto, Julius Eastman, che è un compositore minimalista, della prima generazione minimalista, e un compositore che invece è soprattutto un DJ, quindi un performer di musica sperimentale che lavora soprattutto con l'elettronica e che tratta questo materiale preesistente. Però è un dialogo tra due persone che in qualche modo lottano, hanno lottato e lottano per gli stessi diritti. Quindi in questo senso può diventare un progetto politico.
Bene, adesso apriamo una finestra particolare, come vediamo in questa bellissima slide, che riguarda i giovani. Biennale College Musica sarà e rimane un progetto fortemente radicato nel festival. Coinvolge quest'anno 10 giovani fra musicisti, compositori, performance, sound artists e programmatori provenienti da tutto il mondo, i quali nella sezione Digital Sound Horizon si muoveranno sperimentalmente tra i confini presenti e futuri dell'interazione tra scienza, tecnologia e creatività musicale. A seguirli ci sarà tra gli altri anche il leone d'argento Miller Puckett, che quest'anno appunto viene insignito uno dei più rilevanti innovatori nell'ambito dell'elaborazione del suono in tempo reale, creatore di software innovativi per il trattamento e la sintesi dei suoni digitali, come Pure Data, per esempio, che hanno contribuito veramente alla realizzazione di veri capolavori musicali degli ultimi decenni. Ma sì. Lucia Ronchetti, funzione, il valore aggiunto di questo che voi definite cenacolo internazionale sperimentali per giovani artisti. E cosa può in breve anticiparci, per non dirci tutto quello che dovremo andare a scoprire venendo a Venezia? Ci saranno anche artisti, ricercatori e sperimentatori di lingua tedesca? Sì, assolutamente ci sono, perché abbiamo fatto una difficilissima selezione di tra 300, quasi 300 progetti arrivati da tutto il mondo. Per la prima volta 61 paesi sono stati coinvolti e per la prima volta nella storia della Biennale Musica anche molti paesi africani, da molti paesi africani sono arrivati progetti talmente interessanti, progetti che erano relativi proprio al suono registrato, al suono, alla tecnologia applicabile al suono. E la selezione è stata molto difficile perché la qualità era altissima, e tra i 10 selezionati finali c'è una giovanissima compositrice e anche programmatrice e artista che si chiama Lidia Kripka-Dobesch, che vive a Berlino e che è nata in Germania, e c'è anche un'altra ragazza tedesca, Leonie Strecker. E devo dire che questa selezione è stata straordinaria anche come esperienza, perché la selezione è stata fatta in collaborazione con i tutor di questo college, che sono tra le personalità più attive e importanti nel panorama, diciamo, delle nuove tecnologie legate al suono in tanti mezzi diversi. Miller Puckett è un matematico, soprattutto informatico, professore, che ha ideato all'inizio degli anni Ottanta, con il suo primo programma Max MSP, la possibilità di elaborare in tempo reale gli strumenti per creare delle variazioni elettroniche del suono strumentale e trattarle in tempo reale. Il suo programma è diventato un programma usato da tutti i musicisti del mondo nelle 3 generazioni che sono seguite, che poi è stato sviluppato e perfezionato in Pure Data, che in qualche modo implica anche la possibilità di lavorare e coordinare aspetti acustici, aspetti visivi, ed è molto utilizzato anche nell'ambito della generazione, diciamo, della musica generativa e anche delle sound installation. Quindi la Biennale Musica persegue questo obiettivo di premiare come il leone d'argento non il giovane compositore emergente, come era, diciamo, nella tradizione recente della Biennale Musica, ma quelle figure che sono sempre dietro il sipario, dietro la scena, cioè per esempio gli esecutori, i programmatori, i musicologi, gli analisti, le persone che con il loro lavoro, la loro collaborazione con i compositori hanno generato poi la possibilità di dare luogo alla creazione di lavori che possono diventare lavori di importanza storica. E sicuramente Miller Puckett, nel contesto di questo festival, che è un festival poi in poche parole di musica elettronica,
era la persona più importante e andava premiata, perché poi sono personaggi che una volta andati in pensione del loro, diciamo, lavoro universitario, spesso vengono dimenticati. E io non voglio che sia dimenticato e farlo essere presente alla Biennale Musica, e facendolo scrivere anche testi per il catalogo. La sua attività di tutor del college è straordinaria, tutti i giovani artisti selezionati sono entusiasti di lui, e poi si esibirà anche nel festival e farà un concerto in cui lui usa il suo sistema di elaborazione in tempo reale in collaborazione con un percussionista, e questa serata, questo lavoro, questa performance si intitolerà Knot. E il collettivo che lui ha creato per questa situazione si chiama Coder. E quindi è molto bello vedere che questa persona è comunque attiva in tanti palcoscenici diversi dell'idea della Biennale Musica. E gli altri tutor sono Gerfried Stoker, che è proprio il direttore ingegnere e direttore artistico di Ars Elettronica, e anche specialista di intelligenza artificiale. Poi c'è una producer di elettronica giapponese, Kyoka Kiriku Duis, che è compositore e ingegnere del suono francese, Brigitta Muntendorf, che è un'artista, una compositrice che sempre usa la tecnologia, quindi diciamo lei si definisce un'artista transmediale, Oscar Pizzo come drammaturgo del suono digitale, Yoko Shimizu, che è un membro di questo famosissimo team di Ars Elettronica che si chiama Future Lab e che è specializzata in elaborazione di meccanismi biologici e tecnologie applicate al suono, e completa il quadro Ali Mikrang, che è un compositore musicista iraniano, che è professore in questo momento della prima cattedra aperta in Europa, la Hochschule für Musik di Monaco, di intelligenza artificiale e creazione artistica. Quindi è veramente questi giovani artisti selezionati da tutto il mondo che già hanno creato un gruppo molto coesivo che si aiuta e discute di tutte le esperienze che stanno facendo nei loro progetti diversi, lavorano con un gruppo di tutor che è veramente importante. E per i tutor stessi penso che sia, in questo senso abbiamo parlato di Cenacolo, un'esperienza di dialogo e di scambio di idee molto importante. Da tutta questa, diciamo, messe di possibilità, si creerà una serie di progetti, sono 10 progetti, alcuni sono in forma performativa, in forma di concerto, altri sono in forma appunto di esibizione del suono, altri sono in forma di archivio web, altri sono progetti che sono legati alla, diciamo, al mondo online e nello stesso tempo prevedono delle forme esibitive, e comunque siamo di fronte alla libera elaborazione e creazione di giovani di talento che sono supportati da tutte le possibilità di lavorare con le nuove tecnologie. Bene, care amiche e cari amici, come avete visto e sentito da Lucia Ronchetti, l'invito di andare a Venezia è veramente un invito di cuore, ma soprattutto perché questo nuovo Biennale Musica 2023 è aperta alla musica contemporanea, al suono digitale e ai suoi orizzonti compositivi in una vastità che oggi noi abbiamo soltanto toccato in queste 6 domande, ma che regala veramente moltissimi, tanti aspetti che vanno tutti scoperti in questo periodo abbastanza ampio e lungo del festival, dal 16 al 29 ottobre di quest'anno. Io nel ringraziare in primo luogo Maria Cristina Belloni e Caroline Lüdersen per aver posto queste domande stimolanti a Lucia Ronchetti, e ringraziare Biennale Musica per il supporto che ci ha dato anche questa volta per realizzare questa intervista, e
soprattutto Lucia Ronchetti, per essere sempre qui disponibile con noi a dialogare, a chiacchierare, a presentare questi ormai da 3 anni veramente stupefacenti programmi. Bisogna dire la verità e dare merito al merito di questi programmi che veramente stimolano tantissimo. Tanto coloro i quali sono veramente amanti della musica, tanto quanto quelli che si avvicinano per la prima volta, e speriamo con questo programma del suono digitale ancora di più, a questo incantevole, fantastico e veramente ogni volta sorprendente dimensione musicale. Io lascerei un'ultima nota a Lucia Ronchetti per chiudere la serata e per rivederla quanto mai prima qui a Francoforte e sicuramente rivederci tutti quanti a Venezia. Va bene, io vi ringrazio e siete naturalmente tutti invitatissimi e sono felice di poter parlare con voi di tutti questi temi, ma penso che proprio all'interno del festival ci sarà un mondo di possibili discussioni e di possibili scambi di idee, sia di critiche sia di lodi, che però fanno parte di qualcosa che sta nascendo ora e che non possiamo non riconoscere, cioè questo nuovo orizzonte compositivo. Una buona serata a tutti quanti e a presto di sentirci e a rivedere Biennale Musica 2023 Micro Music. Grazie.